Mi può dire il suo affitto di quanto dovrebbe aumentare? 200 è arrivato a 400, il doppio. Vivo da sola. Quindi ho tutte le bollette da pagare, mangiare se devo mangiare, se no mi tocca andare anche alle cucine popolari. Questa è la testimonianza di Concetta, vive a Padova in una casa popolare del quartiere Palestro. Questa invece è la situazione di Luigina. Pagavo 91 euro al mese, me ne sono arrivati 169. Premetto che io guadagno 860 euro di pensione, quindi insomma, quindi mi sembra che veramente raddoppiare così, e sono sola. Giornata di mobilitazione per gli inquilini delle case Ater contro gli aumenti del canone d'affitto. Molte le storie della gente che chiede all'assessore Lanzarin di rivedere e cancellare gli aumenti. Lui pagava 45 euro con le spese condominiali, cioè 25 di affitto e 20 di spese condominiali. Ora gli sono arrivati 61 euro più i 20, cioè 81 euro. Con l'ISE a zero, non capiamo qual è la motivazione. C'è un problema anche per me, perché a fine anno sono 500 euro, non più 40. E dopo non ho solo quelle tante medicine da comprarmi. A Padova la manifestazione più imponente è stata organizzata dai comitati per il diritto alla casa, proprio sotto la sede dell'Ater. Un piccolo corteo per alcuni minuti ha bloccato il traffico in corso Milano, per poi tornare sotto le finestre dell'ente per chiedere un confronto. Anche il Partito Democratico, incontrando un gruppo di inquilini, chiede una marcia indietro della regione. Vogliamo una totale retromarcia, l'abbiamo chiesta con una mozione che sarà discussa ai primi di settembre, perché vogliamo che sia fermato questo regolamento, completamente rivisto, con la scusa di colpire qualche furbetto. Qui in realtà si sta colpendo gran parte delle persone, la maggior parte anziane. Bisogna anche chiedere le dimissioni dell'assessore, perché di fronte a un disastro del genere la cosa è molto molto grave. Però serve chiarezza, serve molta chiarezza da tanti punti di vista.